Benvenuti tutti alla quinta puntata della nostra trasmissione che, come sapete, lo ripeto perché molti si collegano adesso dopo il successo delle quattro puntate precedenti, perché la voce si è sparsa, perché i social hanno, devo dire, lavorato moltissimo per pubblicizzare questa trasmissione e quindi mi tocca ripetere quello che è il nostro obiettivo. L'obiettivo è sicuramente quello di dare il 50% del ricavato delle opere vendute ad enti di beneficenza, ad istituti che hanno dato una mano, che hanno lavorato, che hanno sofferto con noi in questo periodo di grande crisi che l'Italia e l'Europa hanno attraversato per il coronavirus. Quindi mi sembra giusto che anche l'arte si impegni per dare un contributo. Però in questo caso è un contributo particolare, perché è vero che l'artista darà il 50% dell'incasso ad un ente da lui scelto, però è anche vero che chi comprerà l'opera farà un investimento. E farà un investimento perché comprerà dei lavori che hanno un prezzo inferiore rispetto al normale prezzo di mercato. Per quello che può darsi che su tanti lavori si accenda un'asta, perché molti lo vorranno essendo certi di fare un investimento, quindi di accrescere non soltanto la propria anima, la propria coscienza, perché sanno che il 50% andrà in beneficenza, ma sanno anche di accrescere il proprio patrimonio, perché fanno un investimento finanziario. In questo caso il successo della trasmissione è stato notevole, questo ci fa molto piacere, molti hanno telefonato, molti hanno scritto, tantissime le visite sulla app che si vede attraverso il QR code. Ricordo sempre che per comprare le opere bisogna prendere il cellulare, puntarlo sul QR code e entrare in questa app dove potrete vedere tutti i lavori che vengono messi in vendita. E apriamo questa puntata con Sara Pezzoni, un'artista che punta sulla bellezza, che punta sulla tradizionale capacità attrattiva del mondo femminile. Un mondo femminile che lei vede con molta allegoria, con molto simbolismo. In questo caso il titolo dell'opera è Burlesque. Burlesque, uno dei momenti piacevoli, divertenti, dove la protagonista è assolutamente la donna. La donna con la sua bellezza, la donna con il suo mistero, la donna con i suoi valori simbolici, che sono tantissimi. E Sara Pezzoni tende a rappresentarli in quasi tutti i suoi lavori, dove gioca col déco, gioca col simbolismo, gioca col colore, con l'obiettivo di creare delle emozioni, dimostrando come queste emozioni non potrebbero esistere senza la presenza femminile, rappresentata in tante forme che però portano ad un'unica sembianza, perché la bellezza femminile è bellezza femminile e non ha tante rappresentazioni, la donna è donna. E in questo caso quest'opera riesce a dare un'emozione così forte che vi sembrerà di vivere all'interno di questo burlesque, che non sarà solo divertimento, sarà anche pensiero, sarà meditazione, sarà forza estetica. E per sapere quanto vale quest'opera, come al solito, QR code, guardate la app e vedrete altri lavori di Sara Pezzoni, altre donne, altre rappresentazioni simboliche della forza, della femminilità, e vedete anche il prezzo, in modo che potete partecipare a questa asta che sicuramente ci sarà su queste opere di quest'artista ormai molto nota, non solo perché ha fatto tantissime mostre con me in tutta Italia, ma anche perché è molto presente sui social, quindi sicuramente un artista che riconoscerete nel momento in cui vedrete l'opera, che è l'obiettivo principale di tutti gli artisti, la riconoscibilità. In questo senso Sara Pezzoni è assolutamente riconoscibile. Ovunque andrete e vedrete questi lavori, riconoscerete Sara Pezzoni. Mi sento come un po' osservato. Ma chi mi sta osservando? Certo, molti telespettatori che in questo momento stanno seguendo questa trasmissione, perché come ho detto all'inizio il successo della prima puntata è stato notevole, molti sono andati sul QR code, molti hanno scritto, molti hanno telefonato e sappiamo che molti hanno visto la trasmissione. Questa puntata ancora di più, perché quella era la prima, qui abbiamo il richiamo della TV, perché sapete che siamo su Sky dove ci vedono in tutta Europa, ma andremo anche sul digitale dove ci vedono bene in tutta Italia, ma anche l'Italia si vede bene Sky. Ma mi sento osservato non solo dai telespettatori, anche dal popolo che Erika Mallardi ha voluto rappresentare in questa sua opera,
che infatti si intitola People. E come vedete ha messo insieme un po' di metafisica con questi volti che vanno al di là del tempo, con questi colori che richiamano i Fauves, la corrente rivoluzionaria di inizio Novecento di cui vi ho parlato prima, dove il colore faceva la parte del protagonista, e viene fuori l'opera di Erika Mallardi, People. Vedete questi personaggi molto eleganti che hanno l'obiettivo di emozionare il telespettatore, il quale farà fatica a distogliere lo sguardo da queste immagini che cercano di spiegarti qualcosa di irreale che però ha un suo significato attuale, cioè la forza del popolo. Chi volesse comprare quest'opera, chi fosse interessato, può telefonare al numero C'ho l'impressione, può scrivere alla mail che leggete in questo momento in TV, ma soprattutto attraverso il cellulare, tramite il QR code, può vedere altre opere di Erika Mallardi, può approfondire quest'opera, leggere la biografia dell'artista e vedere soprattutto il prezzo di quest'opera, perché potrete, come sapete, comprarla. E qualora più persone volessero, più appassionati d'arte volessero la stessa opera, si va ad una sorta di asta. Se poi non siete ancora convinti dell'opera e volete saperne di più, ma soprattutto volete vederla dal vivo, venite in TV, dove c'è una sala espositiva, a prevedere tutti i lavori. Quindi acquistate quest'opera, che è un'opera molto bella, interessante, dove il colore dà una forte emozione, dove il colore principe, al di là delle persone, della metafisica di queste persone, al di là delle forti emozioni che i colori vi danno, certo messi insieme viene fuori un risultato, devo dire, molto interessante dal punto di vista estetico. Approfondiamo le opere di Erika Mallardi, telefono, QR code e approfondiamo tutto quanto. Paolo Antonini, che è un artista che seguiamo da tempo, ci mette a disposizione per questa asta televisiva quest'opera dal titolo 2200 Barchette, Auto e Vaso di Fiori. Un'opera, come vedete, molto accattivante, sicuramente surrealista, ci ricorda un po' l'infanzia, ci ricorda un po' la vita, ci ricorda la piacevolezza dell'esistenza anche attraverso il colore, ma per saperne di più prendiamo il cellulare e guardiamo sul QR code, così vedremo qualcosa dell'artista, ma soprattutto vedremo il prezzo. Vedremo il prezzo anche perché queste puntate televisive si basano su una sorta di asta, perché siccome siamo certi che tantissimi vorranno comprare queste opere, e non solo perché il 50% va in beneficenza, ma perché sono opere belle da vivere, sono opere che ti seducono, sono opere che ti portano nella terza dimensione, quella dell'estetica, dimensione dell'arte, ti aprono la magia dell'arte, ti fanno vivere con essa. Quindi siamo certi che molti vorranno comprarla, e a quel punto ovviamente c'è una sorta di asta: chi offre di più prende l'opera e poi l'artista deciderà a chi destinare il 50% e poi ovviamente ce lo comunicherà, in modo che si possa poi mandare una sorta di ringraziamento a questi enti che si sono preposti per ricevere questa beneficenza, anche perché vuol dire che hanno lavorato moltissimo per noi, hanno lavorato moltissimo per il nostro paese e per chi ha bisogno. Quindi cellulare alla mano, guardate il QR code e se siete interessati scrivete alla mail in sua impressione o telefonate al numero che vedete in questo momento. Guardiamo le opere di Paolo Antonini. Opera dell'artista Claudia Pistola, artista marchigiana, anzi di Iesi. Iesi, sapete, è una città importante perché diede i natali al re di Sicilia, al re d'Italia, all'imperatore del Sacro Romano Impero, Federico II. Claudia Pistola ha già fatto tantissime mostre con il sottoscritto, quindi molti di voi già la conoscono, e ha questa abilità di rendere giocosa e felice anche una cosa che doveva essere invece molto faticosa e pesante, cioè la mietitura del grano. La mietitura del grano, io non riesco neanche a immaginare queste donne la fatica che facevano, ma lo facevano col cuore pieno di gioia, perché vivevano in un contesto, come vedete, molto allegro, in realtà reso allegro dall'abilità pittorica di Claudia Pistola. Come vedete alle mie spalle è tutto divertente, i colori portano allegria, e quindi vivere con quest'opera in casa porta allegria, a prescindere dalla fatica che uno può immaginare che queste donne stiano facendo. Quindi un omaggio alle donne, un omaggio alla campagna, un omaggio al colore, un omaggio alla gioia di vivere. Questa è l'opera di Claudia Pistola. Per saperne di più,
telefono, QR code per vedere quanto costa. E qualora qualcuno di voi volesse comprare quest'opera, sa che il 50% va in beneficenza ad un ente scelto da Claudia Pistola. E nel contempo è anche un investimento, perché queste opere, col prezzo che vedrete, non sono carissime e tendono sicuramente ad aumentare di valore. Quindi, oltre a fare beneficenza, si fa anche un buon investimento. Chi fosse interessato può telefonare al numero che vedete sovrimpressione o scrivere alla mail che vedete in questo momento in TV, in modo da poter prenotare quest'opera. E se qualcuno vuole l'opera e qualcun altro la vuole anche lui, partirà una sorta di asta: chi offre di più avrà l'opera. Quindi approfondiamo bene i lavori di Claudia Pistola. Ho sempre apprezzato le opere di Emanuela Callegarin, questa pittrice padovana, perché mette insieme, oltre all'abilità pittorica che indubbiamente ha, la capacità di dare emozione attraverso i suoi lavori, anche la storia. In questo caso noi vediamo rappresentato il più grande generale dell'antichità, un cartaginese, quindi tunisino, Annibale, il quale tutti lo abbiamo studiato, tutti abbiamo visto opere scultoree a lui dedicate, e certo è bello tenere in casa un pezzo di storia. Quindi, al di là dell'emozione estetica che i quadri di Emanuela Callegarin riescono a dare, è mettere insieme anche pezzi di storia che hai studiato, e quindi vivere con dei personaggi così importanti come in questo caso Annibale, è una cosa molto piacevole. Forse per me in modo particolare, perché sono laureato anche in storia, oltre che in scienze e beni culturali, storia e critica dell'arte, ma certo per tutti, perché la storia è importante. Vivere col nostro passato è importante, e in questo caso noi viviamo, qualora acquistassimo quest'opera, qualora potessimo vivere con quest'opera, con l'arte contemporanea che rappresenta la storia passata. Un connubio fantastico. E per saperne di più su Emanuela Callegarin, andate col cellulare sul QR code e vedrete altri lavori di Emanuela Callegarin, cioè altre statue, altri personaggi storici, e devo dire molto molto affascinanti. Quindi approfondiamo Emanuela Callegarin, vediamo quanto vale quest'opera. Se qualcuno volesse acquistarla, poi può scrivere alla mail che vedete in sovrimpressione o telefonare al numero che vedete in questo momento in televisione, in modo da poterla comprare. Se più di una persona la vorranno, parteciperanno a una sorta di asta. Stiamo guardando l'opera di uno dei maestri del surrealismo europeo, Miša Kravčev, un artista serbo da me già presentato a Milano nel corso di una importantissima mostra che ha dato la possibilità al pubblico, agli appassionati d'arte e ai collezionisti di conoscere anche a Milano questo importantissimo artista serbo. Un artista che, come vedete, rappresenta ciò che è il sogno. La magia dell'arte attraverso questo colore ci porta ad una dimensione magica dell'arte, vedete questo cavallo alato, questa donna, dove in realtà che governa è l'immaginazione, che governa è la fase onirica che tutti noi viviamo, che governa è la magia. Vivere con quest'opera, essere seduti da quest'opera, vuol dire entrare nella dimensione magica dell'arte. Io seguirei, se fossi in voi collezionisti, questo artista serbo, perché crescerà moltissimo in tutta Europa e avrà modo di far conoscere a tutti quanti, attraverso soprattutto le nostre iniziative televisive, ma anche a tutte le mostre alle quali già ha partecipato, partecipare in tutto il mondo, la sua arte. Andiamo a vedere quanto vale con il cellulare puntato sul QR code, e chi volesse comprare quest'opera potrà essere certo di due cose. Primo, che farà un'opera buona, perché il 50% andrà in beneficenza. Secondo, che sarà un grande investimento, perché è attraverso queste iniziative benefiche che l'opera di Kravčev vale la cifra che vedrete sul QR code. Ma è una cifra bassa, perché in realtà le iniziative artistiche lo porteranno a cifre molto elevate per poterlo comprare. Quindi approfittate di questo momento per comprare le opere di Miša Kravčev, che sicuramente, al di là del valore del prezzo, riuscirà a emozionarvi al punto tale che vorrete vivere tutto il giorno all'interno di questa dimensione magica dell'arte che Miša Kravčev riesce ad aprirvi ogni volta che realizza un'opera. Quindi approfondiamo quest'artista e andiamo dal vivo a vedere i suoi lavori. Venite in televisione,
dove abbiamo la sala espositiva, perché vederli dal vivo, come dico sempre, è tutta un'altra cosa, in modo particolare le opere di Misha Kravchev, il quale, guardando l'opera, riesce a farti entrare nella dimensione della magia, perché l'arte è magia. L'arte riesce a farti entrare in luoghi, in dimensioni dove non potresti mai entrare se non attraverso l'abilità pittorica di qualche artista. In questo caso il nostro artista serbo riesce sicuramente a farvi accedere attraverso la parola magica, cioè arte, in questa nuova dimensione. In genere gli astrattisti tendono a non dare il titolo, tendono a fare in modo che sia il pubblico a decidere quale titolo dare, cioè che interpretazione dare all'opera astratta che vedono, ad seguire una strada emotiva da loro scelta. Invece Mario Lanzione indica la strada attraverso il titolo, che quest'opera molto geometrica, realizzata con tecnica mista, carta e acrilico, ha un titolo, cioè Mediterraneo. Quindi è un'opera astratta, ma che ti porta sulla realtà di qualcosa di percepibile, di qualcosa di reale, cioè il mare Mediterraneo. E certo, una cosa è realizzare un'opera attraverso la macchina fotografica, fotografi Mediterraneo, oppure attraverso un'opera di iperrealismo, realizzi il mare ed è chiaro. Però in quel caso è un obiettivo rivolto all'occhio. Cioè deve farti vedere qualcosa di reale, così com'è. Mario Lanzione, attraverso questo suo linguaggio astratto, vuole invece farti percepire le emozioni che quell'immagine ti dà. Le emozioni e i sentimenti che traspaiono guardando il Mediterraneo, guardando quel mare. Cioè vedi qualcosa che attraverso gli occhi non puoi vedere e li vedi attraverso il linguaggio estetico che riporta le emozioni e i sentimenti che Mario Lanzione ha quando parla del Mediterraneo. Quindi un'opera molto interessante, per vedere il prezzo dovete prendere il cellulare, guardare sul QR code e se siete interessati telefonare al numero che vedete in sovrimpressione oppure scrivere alla mail che vedete in questo momento scritta in TV. E se volete approfondire le opere di questo grande astrattista, col cellulare sul QR code vedrete anche il prezzo di quest'opera. E credetemi, un prezzo assolutamente da investimento. Investimento perché l'artista ha voluto fare in modo che costasse poco, per fare in modo che molti possano partecipare a quest'asta, perché il 50% va in beneficenza. Ma certo, chi comprerà quest'opera farà un investimento vero e proprio, perché Mario Lanzione è uno di quegli artisti che tende a crescere moltissimo nel panorama dei collezionisti dell'intera Europa. Qui siamo su Sky, all'estero già lo conoscono, e quindi io direi approfittate di questo momento di beneficenza per fare anche un ottimo investimento. Quindi approfondiamo le opere di Mario Lanzione e andiamo a vedere anche le altre realizzazioni astratte che ha portato in tantissime mostre, una delle quali l'ho presentata anch'io. Approfondiamo Mario Lanzione. Opera di Carla Pistola. È vero che molti di voi già la conoscono, perché come ha fatto tantissime mostre, ed io sono assolutamente certo che molti di voi sono venuti a vedere le varie mostre che ho fatto, anche perché alcune sono state eccezionali. Ricordiamo Trezzo d'Adda durante l'Expo, dove con l'Enel, che era socia dell'Expo, organizzammo la più grande mostra di arte contemporanea che c'è stata nell'arco dei 6 mesi dell'Expo, dove ha partecipato anche Carla Pistola, ma ricordo Venezia. Ricordo Milano, ricordo Piacenza, ricordo Matera, cioè tutte le grandi mostre che ho organizzato. Quindi tantissimi di voi hanno già visto le sue opere, ma certo non si ricordano probabilmente gli astratti, che è un nuovo linguaggio che vuole affrontare Carla Pistola, e di questo parleremo dopo. Intanto parliamo del fatto che ha voluto dare in beneficenza anche lei il 50% del ricavato di quest'opera, anche se lei di beneficenza personale ne fa già molta, perché lavora in ospedale, quindi ha affrontato, come tutti coloro che hanno lavorato negli ospedali in questo periodo, una battaglia durissima. Quindi complimenti e grazie a Carla Pistola per tutto quello che ha fatto per i malati di coronavirus, anche se la situazione si sta risolvendo, e anche grazie a tutti i volontari e a tutti coloro che lavorano negli ospedali come Carla Pistola, che hanno fatto moltissimo. Detto questo, se volete comprare quest'opera, col QR code andate a vedere quanto vale.
attraverso il numero di cellulare che vedete scritto o la mail, scrivete o telefonateci per acquistarla sapendo che il 50% andrà in beneficenza. Ora, come vi dicevo, voi siete abituati a vedere Carla Pistola con altri lavori, stavolta ha affrontato questo astratto dando però il titolo Fra il buio e la luce. Un'opera che quindi indica una strada precisa, cioè fra il buio e la luce c'è la vita. Non c'è solo il buio e non c'è solo luce, c'è l'esistenza. E questo quadro astratto di Carla Pistola vuole indicare una strada, la strada dell'esistenza, dove non tutto è buio, non tutto è luce, ma certo tutto fa parte della vita. Quindi un'opera astratta molto precisa e devo dire disegnata con questa tecnica geometrica che richiama molto Mondrian, con la differenza che qui il colore ha un ruolo fondamentale, perché il colore rappresenta i vari sentimenti e le varie situazioni e le varie circostanze della vita. Quindi ricordo sempre che per approfondire le opere di Carla Pistola si può andare su QR Code, dove vedrete anche gli altri lavori che io ho presentato nel corso degli anni nelle varie mostre. Quindi vedete il prezzo, vedete la critica, vedete la biografia di quest'artista e mi raccomando partecipate numerosi all'asta, perché è importante che noi si possa dare da una parte il 50% agli enti scelti, dall'altra è importante anche dare la possibilità a chi investe di investire in artisti che possono crescere. Quindi comprando queste opere, in modo particolare questa di Carla Pistola, sicuramente si fa un ottimo investimento finanziario. Opera dell'artista Merisio. Sgarbi con un suo famoso libro sosteneva la tesi che l'arte è sempre contemporanea, non c'è periodo, perché i quadri di Caravaggio, di Tiziano, anche oggi se tu li esponi richiamano tantissima gente, quindi ha ragione Sgarbi, l'arte è sempre contemporanea, non c'è un linguaggio del 2000, un linguaggio del 900, un linguaggio dell'800, perché l'arte non è legata al periodo, salvo che uno faccia un'opera ovviamente a tema, quindi fai un'opera sul coronavirus ed è questo periodo, fai un'opera sulla guerra ed è sulla guerra, ma in genere l'arte va bene per qualunque periodo, come Sgarbi ha suggerito in questo famoso libro. E questo per anticipare quello che volevo dirvi sull'artista Merisio, che come vedete richiama tradizione rinascimentale, richiama Tiziano, richiama tutti quegli artisti che abbiamo studiato nella storia dell'arte. E lui con questo suo linguaggio contemporaneo tende a mettere insieme ciò che viene realizzato oggi con ciò che fu realizzato dai grandi maestri nel passato, con questa abilità di colore, questa abilità tecnica che porta a realizzare un'opera che sicuramente si richiama alla grande storia dell'arte e porterà molti a volerlo comprare. Perché in realtà questo genere di opere piacciono ancora. Non è vero che non sono contemporanee, molti vorranno avere quest'opera in casa, infatti l'artista Merisio è un artista che già vende, un artista che già è abbastanza conosciuto nonostante la giovane età, ma certo con noi diventerà ancora più importante, più famoso, che faremo in modo di far vedere a più persone possibili in tutto il mondo, in particolare in tutta Europa, le sue opere. E per saperne di più, QR Code col cellulare e andiamo a vedere la biografia, la critica di questo artista. E se qualcuno volesse comprarlo, vediamo anche il prezzo. E possiamo telefonare al numero che vediamo in sovrimpressione o scrivere alla mail che leggiamo in questo momento in TV. Io credo che qua ci sarà un'asta su quest'opera molto affascinante. E sapete che il 50% del ricavato andrà in beneficenza a un ente scelto dall'artista Merisio. Quindi se posso darvi un suggerimento, cari collezionisti, acquistate oggi che il valore è inferiore a quello che sarà fra poco, le opere dell'artista Merisio. Volto di donna fra i fiori, opera di Carolina Re, la quale vuole esprimere attraverso questo linguaggio estetico la bellezza sotto le varie forme, quindi l'abilità di una pittrice che vuole darci delle emozioni, vuole ispirare dei sentimenti attraverso questi suoi lavori, attraverso questo volto che rappresenta in realtà l'umanità intera e attraverso questi fiori che rappresentano la natura. Come se fosse un connubio fondamentale l'essere umano, quindi il volto che rappresenta anche l'anima e la natura, tutto insieme. E per saperne di più, ovviamente andiamo con il cellulare sul QR code,
Quindi puntando la foto del cellulare sul QR code viene fuori una app che parla di quest'artista. Fa vedere altre opere di Carlo Rinarè e vedremo anche quanto vale questo lavoro, in modo che chi di voi volesse comprarlo sa quanto deve spendere, pur sapendo che il 50% andrà in beneficenza ad un ente scelto direttamente dall'artista. Però avrà modo anche di leggere biografia, leggere il curriculum, quindi capire qualcosa in più di quest'artista che riesce a darci delle emozioni attraverso questi suoi lavori. Quest'artista usa anche altri linguaggi estetici che vedrete attraverso il cellulare guardando e puntando sul QR code. Quindi in caso di richieste ulteriori ci sarà una specie di asta e io ci tengo che molti di voi possano comprare questi lavori, non soltanto perché il 50 va in beneficenza, ma perché è bello vivere con queste opere d'arte in casa. Il titolo dell'opera che vedete alle mie spalle è Sand di Stefania Cappelletti, la quale, come vedete, realizza con questa tecnica mista un'opera astratta. E nonostante abbia dato un'indicazione, seppur in inglese, cioè sabbia, certo dà la possibilità all'interlocutore, che è lo spettatore, che è colui che vuole vivere quest'opera, di immedesimarsi come vuole all'interno di questa realizzazione artistica, la quale, oltre che essere di tecnica mista, è anche di emozione mista. Nel senso che, come vedrete nel momento in cui il nostro regista vi farà vedere i vari particolari, che le emozioni che suscita e i sentimenti che suscita sono diversi a seconda di come guardiamo l'opera, di dove la guardiamo, che è una cosa vederla nel complesso, dove vediamo questa sorta di bosco che ci fa entrare in una dimensione magica, dall'altra nei vari particolari ci indica un percorso emozionale diverso di volta in volta. Quindi approfondiamo l'opera di quest'artista e con il cellulare andiamo sul QR code e vediamo quanto costa quest'opera. Perché qui state certi che qualunque sia il prezzo che voi vedrete si tratterà di un investimento. Il prezzo è più basso del valore reale per dare la possibilità a molti di poter comprare, a molti di poter partecipare a quest'asta, sapendo che il 50% andrà in beneficenza ad un ente scelto dall'artista stesso. Quindi qui andremo all'asta. Però, oltre che fare una cortesia a chi riceverà il 50%, e riceve il 50% perché qualcosa ha fatto per la nostra società, cioè per noi, è anche una cortesia per chi compra, perché si tratterà sicuramente di un investimento finanziario interessante. Quindi partecipate a quest'asta, ma soprattutto se non riuscite a capire bene dal video, dalla televisione, la validità estetica di quest'opera, venite a vederla dal vivo, perché queste opere vanno viste dal vivo, vanno toccate. Vanno toccate perché sono una sorta di installazioni artistiche che vogliono farti convivere esteticamente con loro. Quindi venite a vederle direttamente nella sede della TV dove c'è la nostra esposizione. Avrete modo di percepire dal vivo le emozioni che queste opere riescono a dare a coloro che sono davanti e riescono a vivere con loro qualche momento. L'opera che vedete in questo momento è di un graffitaro importante, Claudio Lai, che con me ha già fatto tantissime mostre, ma soprattutto ha organizzato la grande mostra alla Fiera di Piacenza, dove oltre a opere di qualunque linguaggio estetico, tutto un settore era organizzato a favore della street art. Essendo stato con Sgarbi uno di quelli, sottoscritto, che ha sdoganato la street art in Italia, cioè l'abbiamo portata dentro un museo importante. Abbiamo fatto in modo che quelli della street art portassero su tela i loro lavori, e fra questi Claudio Lai, come vedete un linguaggio assolutamente particolare, riconoscibile, cosa non sempre facile da trovare in tantissimi artisti, la riconoscibilità, e soprattutto in quelli che fanno i graffitari. Perché sapete che il graffito, per quanto mi riguarda, al di là di quelli che sporcano i muri, che non va bene ovviamente, al di là di quelli che rovinano palazzi importanti, che non va bene, ma laddove tendono a colorare periferie abbruttite dal cemento, grigie,
dove la depressione continua a partire in dormitorio, che i graffitari hanno salvato grazie al colore e alle immagini di questi loro lavori che hanno migliorato l'esistenza di tutti coloro che sono stati e sono costretti a vivere in quegli ambienti, in quei luoghi di periferia, spesso con fabbriche abbandonate, dismesse, con palazzoni costruiti tutti ammucchiati, che grazie al cielo hanno avuto la fortuna di street art, che sono andati a dare colore e a dare emozione estetica in quei luoghi. Fra questi, tra i fondatori, Claudio Lai, che come vedete si esprime con questi suoi linguaggi particolari, riconoscibili, e che oggi è sicuramente un grande investimento. Quindi qui, se volete fare un investimento, la strada è sicura, sapendo che il 50% andrà in beneficenza ad un ente scelto dallo stesso artista. Quindi guardiamo con attenzione questi lavori e, per approfondire, cellulare, QR code, e vedremo dall'app che lavori ha fatto Claudio Lai, quanto vale. Vedremo qualcosa su di lui, la biografia, vedremo la critica. E se qualcuno è interessato a comprare, ricordo sempre, telefonare al numero in sovrimpressione o scrivere alla mail che vedete in questo momento in TV. Quindi approfondiamo e diciamo al nostro regista di far vedere bene quest'opera di Claudio Lai. Opera di Barbara Ragusa. Come vedete, questa artista utilizza il linguaggio dell'astrazione, che fu fondato nel primo del Novecento, anzi nel 1907, da Kandinsky, e come Kandinsky lei non dà il titolo ai suoi lavori. Kandinsky li chiamava composizione 1, composizione 2, anche perché lui si richiamava molto alla musica. La nostra artista invece vuole far trasparire forti, forti emozioni estetiche. Al punto che, siccome chi guarda l'opera è una persona che ha le sue emozioni, e ogni persona ha emozioni diverse, appunto, quindi, che chiunque guarderà questo lavoro avrà un'idea sua, avrà un'empatia sua personale nei confronti di questo lavoro, e quindi cercherà di capire dove l'artista vuole arrivare, ma arriverà soltanto dove lui vuole arrivare, perché queste sono opere che vanno al di là di ciò che vedi con gli occhi e arrivano direttamente all'anima. Quindi un'opera molto interessante per sapere quanto vale. Ricordo sempre che il 50% andrà destinato dall'artista a un ente di beneficenza, da lui scelto, e per chi vuol sapere quanto vale, telefono QR code e vedrete qualcosa sull'artista, la biografia, la critica, altri quadri, ma soprattutto vedrete il valore di quest'opera. Quindi potete comprarla scrivendo alla mail che leggete in questo momento o telefonando al numero di telefono che vedete in questo momento in sovrimpressione. Quindi siamo tutti a disposizione per fare in modo che voi possiate vivere con queste opere, soprattutto al di là del fatto che fate beneficenza se ne comprate una, ma soprattutto se vi colpiscono, se vi danno un'emozione. E io sono convinto che l'opera di Barbara Ragusa è in grado di emozionarvi a punto tale che molti di voi vorranno vivere con quest'opera. Quindi approfondiamo l'artista Barbara Ragusa e col telefono andiamo su QR code a vedere i suoi lavori. Fine della puntata. Peccato. Peccato perché è un piacere parlare con voi che siete appassionati d'arte. Un piacere parlare con voi che so che vedete questa trasmissione, nonostante io sia contrario a quell'arte cosiddetta concettuale, che non è arte, è un'altra cosa. Qui facciamo solo vedere opere che danno una forte emozione estetica e so che voi che guardate queste trasmissioni condividete questo mio pensiero. Condividete questa mia battaglia contro quest'arte che sta rovinando l'idea di arte in tutto il mondo, ma che sarà sconfitta da trasmissioni come questa, perché in queste trasmissioni noi facciamo vedere solo opere che danno una forte, forte emozione estetica. E quindi stiamo facendo la rivoluzione. In questa puntata avete visto molte opere interessanti e chiudiamo con uno dei maestri dell'informale italiano, Andrea Boldrini, un artista noto ormai in tutta Europa, che rappresenta l'informale così come lo intendiamo, cioè qualcosa che non ha forma, ma che attraverso lo sguardo dello spettatore crea un'immagine, un'introspezione che lo porta a definire quest'opera col suo pensiero, con la sua coscienza, con la sua anima. Voi entrerete a far parte di quest'opera. Guardandola bene avrete modo di avere quelle emozioni così forti che renderanno quest'opera viva. Vi sembrerà di entrare nel mondo magico dell'arte.
e per sapere quanto vale quest'opera, che è sicuramente un investimento in questo caso, andate col cellulare sul QR code e vedremo altre opere di Andrea Boldrini, vedremo la biografia, vedremo soprattutto quanto vale questo lavoro, in modo che si possa partecipare a questa sorta di asta che inizierà con la vostra telefonata al numero in sovrappressione o con la vostra mail, alla mail che state leggendo in questo momento. Ma fondamentale per entrare a far parte del mondo magico dell'arte e venire qui, nella sede della TV, a guardare dal vivo i lavori. Perché guardarli dal vivo è tutta un'altra cosa. Così come vedrete cambierà, nonostante la televisione sia molto chiara nelle immagini, ma guardando quest'opera, ad esempio di Andrea Boldrini, vedrete come l'arte riesce a farvi entrare nel mondo magico che porta ad una realtà diversa da quella che viviamo tutti i giorni.